Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo makeover, ragazzi. Sì, siamo proprio qui per makeoverare quei sim che abbiamo in galleria, che ci hanno aggiunto fin da subito praticamente, e che però hanno bisogno di un restyling, ragazzi, perché sono dei personaggi molto interessanti. Infatti ora vedremo anche Steve Fogel, che però, raga, effettivamente non sono in nessuna città, e sono lì depositati in galleria, ma hanno bisogno di un restyling e di essere messi appunto nel quartiere, nei quartieri, e io appunto li metterò nel mio file di salvataggio perché mi piacciono molto. Allora, Steve Fogel, devo dire che è un personaggio molto simpatico. Per ora abbiamo fatto due donne e un uomo, e questo è il secondo uomo che faccio, per lasciarmi, diciamo, infine i due Perdue, i due fratelli Perdue. Allora, il nostro Steve vorrebbe diventare una stella delle barzellette, è un personaggio molto simpatico, infatti è buffo, allegro e buon gustaio, infatti è bello cicciotto, e però è una persona molto molto solare, molto divertente, e diciamo che gli piace molto essere al centro dell'attenzione a livello proprio di intrattenere la serata. Allora, io direi di togliergli subito questo cappello. Oh my god, questi occhi un po', io li chiamo pisciati, quando sono un po' verso il basso. Io non ho gli occhi pisciati, vi prego. Allora, io volevo mettergli, sì, un cappellino magari, però mettergli un qualcosa di più. Allora, lui con questo cappello ci sta da Dio, ragazzi. Adoro. Tipo così, raga. Allora, c'ha questo biondo che devo dire non è che mi piaccia molto, e come capello io gli metterei più una cosa così, ecco, giusto per intenderci. Come sopracciglia invece andrei un po' a... oddio, no, ma lui mi deve rimanere simpatico, e infatti queste sopracciglia mi piacciono. La barba, allora lui ha questa, ma in realtà io devo trovare qualcuno per mettere questa barba, e a lui non ci sta male, devo dire. Ma io volevo vedere un attimo, oddio, senza barba, che... a parte che lui c'ha un naso, oddio, quasi quasi lo farei così un po' paciocco. Oddio, ci starebbe benissimo con questo. No, dai, raga, gli metto la barba che aveva, raga, perché sennò è veramente brutto. Ok, c'ha questo naso importante, molto particolare, che non è affatto male. Allora, noi abbiamo questo cappello per tutti i giorni. Tra l'altro lui vestito con le maniche lunghe, il pantalone lungo e le ciabatte, quindi amo, adoro. Allora, lui ci starebbe bene, dato il cappello, o con una cosa del genere o con una camicia del genere. Però abbiamo anche questa camicia di... credo selva dorada, che mi piace molto. Sì, è selva dorada. Vediamo un po' cosa abbiamo, raga, perché io, oddio, adoro, col pancione da fuori, adorerei anche una cosa del genere. Lui un po' ci crede, nell'essere così il simpaticone di turno, però nei vari video è un po' sfigatello. I primi trailer di The Sims, dove appunto si vedevano questi sim principalmente, è un po' sfigatello, sinceramente. Anche le cose di... diventa quasi carino con queste cose. Questo mi piace, raga, scusate. Yes, quasi bello. Allora, il pantalone io lo lascerei sinceramente, perché non mi dispiace. Magari se c'è un po' più scuretto, ecco, un po' più jeansato. E a questo punto ci sta una scarpa, esatto, tipo queste qui. Ora, magari una roba del genere ci sta tutto. Adoro, mi piace, proprio da Steve Fogel. Insomma, vediamo invece... vediamo invece nulla, cioè vediamo il senza occhiali da sole perlomeno. Allora, io lui ce lo vedo molto molto in quello stile, quindi un po', come posso dire, un po' da rodeo. Quindi cosa gli mettiamo? Gli mettiamo un doppio petto? No, questo non ci sta male in effetti, raga. Oddio, adoro. Adoro. Però allora, questo quadrettato non mi dispiace, anche se questo fiorato lo preferisco ancora di più.
però no, andrei sul quadretto. Oh, anche questo. Questo è molto carino, mi piace, mi piace. Poi, come voi sapete, questi makeover, diciamo, sono abbastanza veloci. Vabbè, adoro. Un divano è praticamente. Amo. Adoro follemente. Con le calze bordeaux adorerei. Raga, ma è un divano lui in questo momento. Adoro. No, raga, amo proprio questa cosa. Però non c'è nessuna scarpa che mi convince. Ecco, forse questa. Esatto, un divano, ragazzi. Adoro, bellissimo. Una tappezzeria da divano. Dicevo, questi makeover sono abbastanza velocini, perché lui ovviamente perché li faccio in live senza speed. Quindi li faccio così, li registro insieme a voi senza vederli prima. Lui ha bisogno assolutamente di questi maglioncini un po' larghi per diciamo oddio, questo col codice a barre mi piace tantissimo. E il pantaloncino ci sta tutto. Ma io glielo metterei ancora più corto per far vedere le belle cosciotte che ha. Adoro! Adoro! Vabbè, io comunque questi sim, ragazzi, li sto facendo super simpatici. Nel senso che anche da Silva, André, è stato super carino. Oddio, guardate le tettine che c'ha! Comunque lui ci starebbe molto bene con una giacca da camera in stile Bob Pancake, raga. Infatti, oddio, c'è anche bianca, ma c'è anche più lunga, che non mi dispiace, tipo blu o verdone. Verdone mi piace, mi piace. Questa scarpa magari gliela mettiamo, ci sarebbe anche verde. Oddio, lui è uno di quei tipi che vanno girando vestiti con lo stesso colore. Allora, la camicia non mi dispiace. Cambierei magari il pantalone, lo farei leggermente più figo a sto giro, che non è questo pantalone. Ma una cosa del genere adorerei. No, non adoro per niente in realtà. Ok, il pantalone un po' traslucido non mi dispiace, però nero, dai, ci sta vestito così da festa, adoro. Costume da bagno, che gli vuoi dire? Io metterei addirittura quello con i cuoricini, che non mi ricordo mai qual è. Credo sia tipo una roba del genere, no? Tipo una cosa del genere. Ma questa è più una mutanda. Adoro! Aspetta, oddio, questo è troppo... Oh, troppo carino, rosa! Bellino! Clima caldo, ragazzi. Ci abbiamo il ritorno dell'occhiale, che devo dire non è assolutamente male. Ok, lui è molto quadrettato. Lui è molto quadrettato, raga. Quindi ci sta tantissima questa roba così un po' camicia scozzese. Queste robe un po' quadrettate, in effetti. Però io vorrei cambiare un po' i colori. Va bene. Lui ce lo vedo un po' in giro così, vestito sempre quadrettato. Vabbè, adorerei. Se io trovassi un pantalone dello stesso... Allora, questo è cucina perfetta. Vediamo se c'è un pantalone tipo di cucina perfetta da abbinare. No, non c'è, raga, il pantalone di cucina perfetta. Quindi io metterei più una cosa tipo... Anche di jeans non mi dispiace. Però non lo vedo... Più il, ok, più il tipo che si veste dello stesso colore, tutto abbinato, ci piace. Un po' strano, capito? Lui io lo vedo strano. E poi magari col sandalo, adorerei. Adorerei, leviamo i vari bracciali. Adoro, ragazzi, questa... Voilà! Ecco, questo è proprio il classico Steamfo Girl. No, leviamo gli occhiali. Mentre come... come si dice? Come... Voilà! Li mettiamo qua. È sempre quadrettato, raga. Steve Fogel è quadrettato. È un uomo quadrettato. Adoro. Con questi colori un po' terra. Questi colori un po' marroni. E magari ci mettiamo un bel pantalone militare. Adorerei. Adorerei. No, mettiamoli questo di cucina perfetta. Ok, ci sta. Steve Foghella è un personaggio talmente particolare, talmente simpatico, che qualsiasi cosa gli metti
assume un'aria di simpatia, secondo me. Comunque, questo è il look da giorno. Io amo il look da giorno di Steve Fogel che gli abbiamo fatto. Abbiamo un look da formale, un po' da divano, abbiamo detto. Adoro. Un look sportivo, un look da notte, adoro. Da festa, un po' più moderno, però il quadrettato c'è sempre. Il nostro bel costume da bagno, il nostro bel outfit da clima caldo, dove di colpo c'ha degli occhiali da vista, ma anche qui il quadrettato non manca, e un bel clima freddo, dove anche qui, grazie al cappello, il quadrettato non manca. Quasi mi dispiace non aver messo il quadrettato in questa in questo outfit, però ragazzi, va bene così, direi. Comunque, spero che questi video vi stiano piacendo, ragazzi. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace e di commentare per farmi sapere cosa ne pensate di questo sim e di come l'abbiamo modificato. Ovviamente io poi, dopo un po' di tempo che esce il video, li metto anche in galleria, così li potete scaricare. Per ora abbiamo fatto Babs Lamour, Junkei, André da Silva e adesso abbiamo fatto anche Steve Fogel. Io sono assolutamente sfogato per questi makeover, mi stanno piacendo tantissimo, ragazzi, quindi sicuramente questi makeover continueranno, credo, anche dopo aver completato il sestetto, diciamo, di questi sim che conosciamo tutti. E niente, raga, io vi ricordo di seguirmi su Instagram e di andare attraverso il mio link su Instant Gaming se vi mancano delle espansioni e le dovete acquistare, così che possiate sostenere gratuitamente questo canale, perché a voi non vi cambia nulla, nel senso che il sito, voi trovate gli stessi sconti e non dovete aggiungerci nulla, però il sito riconosce il fatto che sono stato io a indicarvi come quel sito per acquistare e quindi mi fa avere una piccola percentuale, che è un modo appunto gratuito per sostenere il mio canale. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao a tutti!